Scusate, mi ero dimenticato di attivare il microfono Quanto sono intelligente da 1 a 10? Meno, meno 30, credo Allora, dicevo eh, Aspetto vostre conferme sul qualità audio-video Sperando, ecco che si, vede, si che si veda e si senta bene e Ecco, volevo farvi vedere Questa cosa bella che avevo preso stamattina eh? Ce l'abbiamo, finalmente eh? Sono andato a prenderlo che bello allora Alberto Angela, l'ultimo giorno di me Non si sente l'audio? Sì, presumo che sia sempre quel ritardo oh, Sì, sì. Ok, ora sì Bene, bene, meno male, mi fa piacere Ora ottimo Sì, sì, no, è che mi ero dimenticato di accendere Di mh, attivare l'audio del microfono Perché sono intelligente ovviamente quindi ecco dicevo, eh, stamattina sono andato a prendere eh, l'ultimo giorno di Roma, primo di tre libri di Alberto Angela dedicato appunto al, um, agli ultimi giorni, agli ultimi atti di Roma, prim, eh, agli ultimi atti di Roma prima dell'incendio, del um, il, il famoso incendio di Nerone. No? E devo dire, ecco allora, ovviamente ancora non ho avuto modo di leggere nulla perché anche perché sono impegnato in realtà in un'altra lettura, che è questa qui. Ok. No, okay. Esatto, quindi finirò eh, di leggere i diari del comandante e subito dopo ovviamente leggerò il libro di Alberto Angela. Oh. Buonasera Daniele, che bello. Sì, bene, sia audio che video. Bello l'ultimo libro di Angela, sì? Molto, molto bello, sì, sì, sì. Bene, quindi ecco, finiamo, finisco di leggere i diari del comandante E subito dopo c'è lui, c'è il maestro Allora, vediamo un attimo eh. Allora, oggi sarà una diretta lunga Perché parliamo dei ricordi di Piton ehm, ri, Quelli che vediamo eh, sia nel film che nel libro Nel libro ovviamente meglio perché... Anche in quel caso sono stati i ricordi di Piton, sono stati cesogliati con l'accetta. Poi parliamo eh, nuovamente di Tolkien. Questo, questa volta oggi parliamo mh, di Shelob, eh, che è sempre quel ragno gigante che vediamo mh, ricontrollato. Lo vediamo nel Ritorno del Re. Nel, nel film del Ritorno del Re, il terzo film della, della trilogia cinematografica. Poi, su richiesta, parliamo dei del ritrovamento dei sarcofagi eh, a Sakkara. Poi, parliamo an anche oggi, parliamo di videogiochi. Quindi, ecco, sarà una diretta abbastanza lunga. Eh, spero possa interessarvi, e per me sarà particolarmente tosta, a dire la verità. Eh? Allora, quindi eh, a questo punto io comincerei subito parlando. Eh, di Piton, ok? Allora, eh, la ricostruzione che andiamo a fare eh, adesso dei ricordi di Piton è in realtà un riassunto eh, neanche tanto dire la verità perché secondo me, se vado a vedere, ho, ho scritto più io in questo riassunto che la Rowling eh, proprio nel, eh, nel capitolo. E parliamo del 33esimo capitolo di Harry Potter I Doni della Morte, che è intitolato La storia del principe. Mm? Allora, adesso eh, per iniziare vi leggo un piccolo passaggio eh, proprio del libro eh, di JK e hai letto dei ritrovamenti a Trigoria? No? No, mi manca. Guarda, mandami il link che me lo vado a leggere. E magari ne parliamo lunedì. Eh. Allora, guarda, guarda, se mi giri un link di un articolo sul quale poi posso basarmi mi faresti un favore. Anche possibilmente ecco su Whatsapp Daniele, grazie. Quindi ecco, dicevo. Eh, leggo, vi leggo questo piccolo frangente del capitolo. Eh, che appunto dicevo è il 33 capitolo del settimo libro di Harry Potter. Eh, La storia del principe. Allora eh, parliamo di Harry che ha appena versato il ricordo nel pensatorio ed è appena entrato, ok? Nel ricordo. Cadde lungo disteso nella luce del sole, su un suolo tiepido. Quando si mise in piedi, scoprì che si trovava in un parco giochi quasi deserto. Un'enorme ciminiera dominava l'orizzonte. Due, su... Due bambine si dondolavano sulle altalene e un ragazzino magro le osservava da dietro un gruppo di cespugli. Aveva i capelli neri troppo lunghi e abiti così male assortiti che sembrava fatto di proposito. Ginze troppo corti, un cappotto logoro e troppo grande che avrebbe potuto appartenere ad un adulto, una strana camicia simile a un grembiule. Harry si avvicinò al ragazzo. Piton non doveva avere più di nove o dieci anni, giallastro, piccolo, nervoso. Sul suo volto magro si leggeva chiaramente il desiderio con cui guardava la più piccola delle due bambine dondolare sempre più in alto, molto di più della sorella. Lily, non farlo! strillò la maggiore. Ma la bambina, arrivata nel punto più alto dell'arco, si lanciò al volo quasi letteralmente a volo. Si gettò verso il, verso il cielo con uno scoppio di risate. E invece di precipitare sull'asfalto del parco, eh, del parco giochi, si librò nell'aria come una, tra, una trapezista e vi indugiò troppo a lungo e, e atterrò con troppa leggerezza. La mamma ti ha detto di non farlo. Eh, allora, eh, queste. Queste due bambine, come avrete eh, potuto capire, sono Lily Evans, eh, futura madre di Harry, e Petunia, ovvero zia Petunia. Eh, questo ricordo di Severus eh, procede con una discussione tra appunto, lo stesso Severus e Petunia, in quanto il piccolissimo Piton... Intendeva prendere contatti con Lily perché le piaceva e tentava di fare colpo guidandola nel mondo magico. Eh, ma Petunia si intromise nel, si intromise affermando eh, di sapere benissimo chi fosse quel bambino. Ovvero eh, il figlio di Piton. Eh, Pedunia dice. Io so benissimo chi sei, il figlio dei Piton, abitano giù a Spinner Sand, vicino al fiume, perché ci stai spiando? Eh, Piton rispose con, non vi spio, non te comunque, tu sei una babbana. Eh, Petunia portò via Lily e questo primo incontro o tentativo di contatto più che altro eh, di Piton verso Lily è fallimentare e si conclude in questo modo. Eh, Prima di passare al prossimo ricordo eh, io in realtà vorrei mh, sottolineare mh, come ci viene presentato il piton bambino in uh, questo prim primissimo ricordo. Ci viene presentato con gli abiti troppo grandi, no? Avete visto come Harry, con i capelli costantemente in disordine come Harry. E poi considerate anche che i genitori di Severus erano in costante discussione pesante e era trasparente praticamente trasparente agli occhi di tutti quasi come fosse un orfano come Harry però eh, insomma al di là di questo lo sapete qual è in realtà l'unica differenza che c'è tra Harry e il piton bambino la differenza tra Harry e Pidon Bambino è il fatto che ehm, Harry eh, aveva comunque una famiglia che lo trattava male. Però comunque aveva un, diciamo, il perno della famiglia. Harry ha avuto Agrid, che, ah, che è questo zio, diciamo, una sorta di zio, comunque un fratellone o un amico grande e grosso, il buonaccione del gruppo. No? Harry, uh, eh, Harry ha Silente, che lo difende eh, per le motivazioni sbagliate, però comunque lo protegge. Harry ha la McGranite, Harry ha i Weasley, cioè Ron, G, R, Gini, vabbè, Ginny diventerà sua moglie, quindi va bene. Ron, eh, Fred, George, Percy, Bill lo trattano come un fratello, Molly e Arthur lo trattano come fosse davvero loro figlio. Tanto che, appunto, sempre Arthur e Molly, per il compimento della maggiore gli regalano un orologio d'oro. Quindi, ecco, Harry comunque ha tante persone che gli, stanno incontro, eh, che gli stanno intorno e che lo aiutano. Severus, purtroppo, non aveva nessuno. E secondo me, questa è una cosa molto, molto importante per comprendere al meglio il personaggio di Severus e secondo me anche molto, molto triste. Eh. Cioè, eh, Severus aveva solo Lily. Come punto d'appoggio come punto d'appoggio. Poi, insomma, successivamente come vedremo successivamente avranno questa rottura. Ma poi Severus, sempre come vedremo più avanti, si dannerà l'anima per sempre. E comunque ecco. Severus era anche bullizzato. Comunque da, da, da James, da James Potter. Eh, come vedremo anche più avanti nel corso dei ricordi. Era bullizzato da, da, dai, dai quattro malandrini. Cioè, più da James eh, e Sirius, un po' meno di Un po' meno di James un po meno, eh, Sirius, un po' meno di James. Poi Remus, mezzo mezzo. E Peter comunque stava presto perché era una fichetta. Mo, scusate il termine, però mh, questo era, è, è sempre stato Peter. Minus, e sempre sa sarà. Sarà no, perché nei libri è morto. Però comunque, ecco. Eh, Peter è una fichetta che si accodava. Insomma. Faceva il figo protetto dagli amici suoi più fighi È vero, hanno tantissime similitudini Ottima riflessione, non ci avevo pensato Vedere Piton in una luce diversa Dalla sua morte in poi Apre molte riflessioni interessanti Sì sì, ecco poi ecco, Soprattutto leggendo i libri Ecco, dopo i ricordi Appunto dopo questo capitolo Io veramente eh, Mi sono sentito in colpa E mi sono sentito una persona cattiva Davvero odiato Piton Però, J.K. magari Potevi dargli un pochino, un, 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 farlo un po' meno st stronzo durante tutta la saga. Dai. <ride> Comunque, eh, andando avanti, allora questo l'abbiamo detto, e poi ecco eh, il secondo ricordo che vediamo. Il secondo ricordo che vediamo di Severus è un dialogo appunto tra il piccolo Pito e Lily. E quest'ultima ehm, eh, nutriva delle remore sul suo stato di sangue perché ricordiamo che Lily è una nata babbana, e quindi eh, Severus, che appunto riesce comunque ad, alla ad allacciare dei rapporti con Lily, eh, e riesce nell'effettivo a farle da guida nel mondo magico, e ehm, Appunto, sente un pochino, soprattutto all'inizio, questa cosa della differenza tra puro sangue, e mezzo sangue e nati babbani. Quindi chiede a Severus se c'è qualche differenza tra, appunto, puro sangue, e mezzo sangue e nati babbani. Severus risponde eh, con molta semplicità dicendo no, non c'è alcuna differenza. Mm. E poi... Eh, appunto, poi discutono di queste cose. Eh, come funziona la missione ad Hogwarts? Quando dovranno andare, mh, come, come dov devono comportarsi quando andranno il primo giorno ad Hogwarts? Eh, de parlano dei genitori di, de di Severus che sono in, in costante mh, litigio, parlano dei dissennatori e argomenti similari. Eh, questo fin quando non, non arriva la solita zia Petunia a, a rompere. E a portarsi via Lili. Mm. Poi vediamo eh, subito dopo il terzo ricordo. Eh, che inizia con Severus sul binario 9 e 3 quarti, che ha intento a, a fissare, a fissare Lili e Petunia eh, sempre sul binario 9 e 3 quarti che sembrano. Eh, impegnate in una discussione alquanto animata. Qui eh, Harry si avvicina la madre undicenne la madre la zia e sente praticamente un tratto della discussione tra le due e praticamente sente mm, Lily dire a Petunia eh, guarda mi impegnerò io a parlare con Silente ci parlo io con Silente non ti preoccupare per favore eh. questo perché eh, quando Lili fu quando, quando a Lili arrivò la lettera eh, di ammissione ad Hogwarts eh, Petunia provò a scrivere eh, ad Hogwarts appunto eh, Chiedendo di essere ammessa anche lei eh, Questa lettera poi l'hanno letta eh, anche Lili e Severus Però poi vabbè viene spedita e risponde Albus Silente in persona Cioè quindi Petunia io al posto tuo mi riterrei fortunato Che mi abbia risposto il preside della scuola in persona a parte mh, sarei onorato anche del fatto che Silente mi degnasse di uno squadra Però insomma e, mh, Quindi <ride> al di là di questo ehm, Questa lettera viene inviata e Silente risponde a Petunia Spiegandole mo con molto tatto che non può, essere, mh, non può venire ad Hogwarts anche lei Perché non ha poteri magici mh? Quindi non avendo eh, potenzialità magiche non può studiare ad Hogwarts ed è per questo che Lily, appunto, si impegna a parlare con Silente. In questo senso, qui e poi. Ecco, sappiamo che anche Lily, dico Petunia, è gelosa, particolarmente gelosa dei poteri di Lily. Eh? Poi, ecco, considerate. Questo vabbè, lo scopriamo poi. anche Un in piccolo indizio ce l'avevamo anche prima. E insomma, c'era una sorta di mh, dialogo tra, mh, tra Silente e Petunia. Perché poi ricordiamo sempre che Albus lascia. A, a Petunia. Eh, no, eh, vabbè, lascia quella lettera dove spiegava il tutto. All'inizio della pietra filosofale, e se non ricordo male, aveva anche inviato una lettera a Petunia dove le spiegava nel dettaglio cos'era la protezione perché Harry doveva rimanere con loro e altre cose. Ma questa è un'altra parentesi. Ehm, quindi ecco, Lily si impegna a parlare con Silente per portare Petunia ad Hogwarts. Hm? Poi entriamo eh, subitissimo nel quarto ricordo eh, dove vediamo il viaggio verso Hogwarts e Severus che entra eh, nella carrozza dove c'è Lili. In questa carrozza c'è Lili che appena, comunque, o ha o appena smesso di piangere o comunque sta piangendo perché ha litigato eh, con Petunia. Perché, appunto, le aveva detto che avevano. Che, lui e le, che, le, che lei e Severus avevano letto la lettera, quindi avevano litigato pesantemente per questo motivo. E in questa carrozza ci sono anche James Potter e Sirius Black. Ok, e quindi ecco in questo ricordo vediamo Lily e Severus che parlano di questa cosa che Lily ha detto a Petunia che avevano letto la lettera. E, insomma, Severus esprime ad alta voce il desiderio di mh, che Lily venga. Sia smissata in serpeverde e che possano finire nella stessa, casa, nella stessa casata, qui James uh, alza la testa e comincia a parlare. Uh, eh, elogiando comunque la casata di Grifondoro. E il coraggio, insomma, quant'altro. Uh, prendendo un po' in giro anche Severus e ovviamente Lily in... prende Severus con sé e lo invita a... e lo porta quasi di peso a... per cambiare carrozza perché lo... James la stava infastidiando un poco quando Severus era nel stava uscendo dalla carrozza James prova a fargli a fare lo sgambetto a Severus e... dicendogli eh, ci si vede Pivellus <ride> e questo ancora niente, ragazzi. Eh? Comunque, eh, poi questa scena si conclude eh, con, le con le risate di James e di Sirius. Appunto, e entriamo di fatto nel quinto ricordo che è relativo allo smistamento. Quindi, vediamo Lily eh, essere assegnata ai Grifondoro. Che è la stessa scena che abbiamo visto anche poi nei ricordi inseriti nel film. Nel Nell'ottavo film, poi ehm, il sesto ricordo vediamo eh, Lily e Severus passeggiare per il parco di Hogwarts ed erano presi da una conversazione molto animata. Piton si lamentava del fatto che era convinto che lui e Lily fossero amici, ma dal punto di vista di, Sever di, eh, di Severus, appunto, eh, Lily non si stava comportando come tale. Lily confermò che, che fossero amici, ma disse anche che non approvava le compagnie di Severus. Perché Severus aveva cominciato a frequentare dei serpeverde che praticamente finiti gli studi ad Hogwarts poi diventarono mangiamorte. E, sostenendo che si trattasse. comunque. Che, eh, applicassero la magia oscura, e, in questo senso Piton si difese chiedendo a Lily E quello che fanno Potter i suoi, i suoi amichetti. Eh, Lily chiese cosa c'entrasse James e eh, Severus disse che uscivano dal castello ogni, ogni mese. Quando c'era la luna piena eh, Lily obiettò che conosceva la sua teoria ma mh, non si capacitava dell'ossessione di Severus per quel gruppo. Severus eh, rispose che voleva farle capire che non erano dei santi e Lily disse sì lo so che non sono dei santi ma non usano la magia oscura. In sintesi ve l'ho fatta molto semplice. E qui però eh, devo aprire in realtà una parentesi per spiegare al meglio le inadempienze dei, dei film eh, Perché eh, fi questa cosa purtroppo è stata mh, dimenticata, diciamo, di essere inserita nel Prigioniero di Azkaban Che comunque è, il mio, se non la mia trasposizione preferita, una delle mie preferite eh, C'è questa parentesi che Remus Lupin fu morso da Fenrir Greybeck eh, che gli trasmesse la licantropia. E nel corso del tempo, poi eh, Remus si eh, convince che non potrà mai andare ad Hogwarts e che non potrà mai avere dei figli. Eh, la paura di andare a Hogwarts, perché ovviamente con la questione della trasformazione mensile in uh, ligantropo, eh, costituisce di fatto un rischio per uh, chiunque. E invece la questione del non avere figli è perché ha è un, una sua paura, un suo feticcio di trasmettere l'alicantropia anche al bambino, o alla bambina, insomma, alla prole. Quando Remus era in procinto di compiere l'undicesimo anno di età, Albus Silente si presentò a casa Lupin affermando che Remus avrebbe potuto tranquillamente frequentare Hogwarts e um, che per le sue trasformazioni non, non avrebbe avuto problemi perché aveva fatto creare un passaggio segreto nascosto poi dal sotto al platano picchiatore, dallo stesso Silente che fece piantare eh, l'albero. Eh, che lo avrebbe portato fino ad, eh, passaggio segreto che lo avrebbe portato fino ad Oxmaid in una casa sicura dove vivere le sue metamorfosi ovvero quello che noi conosciamo come Sanberga Strillante e, parentesi nella parentesi, questo spiega l'origine del nome della Sanberga Strillante questo perché la popolazione di Oxmate, appunto all'interno di questa struttura abbandonata sentiva degli urli, delle urla e diceva oddio fantasmi, oddio fantasmi, oddio fantasmi Invece, no, era Remus che si trasformava in lupo mannaro. Piccola curiosità a margine. Ehm, James, Sirius e Peter Minus eh, scoprirono il segreto di Remus e decisero di imparare a, mh, eh, a diventare animagi. Eh, ovviamente, non registrati al ministero, perché sia chiaro che questi sono matti che si vanno a registrare. Eh, questo per fare compagnia a Remus eh, durante le sue trasformazioni, questo perché eh, trasformato in ligantropo costituiva un pericolo eh, solo per gli esseri umani. James era un cervo, aspetto importante per comprendere il perché il, il padronus di Harry è un cervo appunto. Uh, Sirius era un cane importante per la sua fuga eh, da Azkaban. Perché, ecco, Sirius eh, riesce a scappare da Azkaban perché si trasforma una volta che era smunto, dimagrito, alli, so, eh, quasi disossato a momenti. Eh, si trasforma in cane e attraver semplicemente attraversa le sbarre e se, se, se ne va. E Peter Minus invece è un topo. Quello che poi, vabbè, questo lo sappiamo, è crosta. Tutti e quattro insieme erano i malandrini della mappa del malandrino che la creano loro e, si, e decisero di darsi anche dei soprannomi. James era ramoso, Sirius era felpato, Remus luna storta e Peter Minus coda liscia. Quindi durante una notte di luna piena eh, Sirius disse a Severus del segreto di Remus. Non sappiamo se fu una svista o uno scherzo di cattivo gusto. Personalmente eh, conoscendo Sirius soprattutto eh, ne, durante il periodo scolastico presumo fosse uno scherzo di pessimo pessimo gusto eh, ma ebbe anche il buon senso o la fortuna eh, di coinvolgere anche James in, questo, in questa cosa eh, James, eh, cioè, presumibilmente Sirius volle eh, coinvolgere James per farsi due risate col suo migliore amico però James eh, era sì un pezzo di fango, ma non era uno, Un disgraziato, insomma. Sapeva cosa rischiava Severus a. Um, eh, cosa rischiasse Severus ad andare incontro a Remus durante la, la trasformazione. Quindi eh, Severus, che nel mentre era andato a cercare Remus, eh, quindi ecco, il rischio era veramente, veramente grande. Eh. Quindi James si precipita um, nel passaggio segreto, eh, soprattutto per evitare che... Mh, potesse, appunto, che non tanto per, per evitare che Severus scoprisse il segreto di Remus, tanto per il fatto che appunto, non, eh, non, non potesse rivelarsi un pericolo per Severus. Severus che nel mentre era andato... Eh, vabbè, quindi, Severus eh, arriva nel passaggio segreto viene raggiunto da James eh, raggiunse James e eh, appunto eh, Severus voleva andare avanti e, per vedere cosa stesse succedendo eh, re, eh, James cercò di eh, fermarlo ma Severus scappò soltanto quando vide eh, Remus trasformato in lupo mannaro eh, Nel mentre che Severus scappava eh, James si trasformò in cervo per bloccare Piton eh, Dico per... Eh, oltre che per salvare Piton eh, eh, Per trattenere Remus appunto Perché ovviamente da umano... Dov'è James? Comunque, eh, così E Severus va a raccontare tutto a silente eh, questo è uno dei motivi principali per cui Piton odia James. Oltre che eh, eh, avrebbe successivamente avrebbe invi invidiato il rapporto d'amore che appunto, avrà eh, nel corso del tempo con Lily, eh, Severus non sopportava l'idea che un suo avversario, che per di più eh, flirtava con la ragazza che amava, e successivamente è stato il peggior incubo di Piton a scuola, eh, gli avesse salvato la vita. Quindi ecco, chiudo ecco, questa lunga parentesi eh, su Remus, poi ecco dei malandrini, magari ne parliamo meglio in un'altra circostanza, eh, in un'altra diretta parliamo dei malandrini. Hm? Eh, quindi vabbè, eh, Lili ha appena detto a Severus che conosce la teoria e, su James e i, i malandrini, ma sottolinea appunto che loro non usano la magia oscura. Fin qui ci siamo. Eh, la discussione continua più o meno su questi, su questi toni e sul fatto eh, che, James che a James piaccia Lily e che quest'ultima eh, eh, que Lily ritiene James essere un arrogante e un presuntuoso. Eh, considerate anche il fatto che in questo senso eh, James, eh, se la senti ve lo dico come si dice a Roma, se la sentiva talmente calda che aveva rubato un uh, boccino d'oro e lo lasciava e lo riprendeva al volo per vantarsi con gli amici e con le ragazze. Mm? Questo, questo per adesso era James Potter a scuola. Eh? Considerate poi eh, nel settimo ricordo eh, riviviamo il ricordo che abbiamo visto nel sesto libro film, ovvero un severo spodon nel giardino di Hogwarts intento a, a farsi gli affari propri e James accompagnato da Remus, Sirius e Peter sol, eh, solleva, sollevò piton in aria. Eh, nel libro abbiamo letto che eh, Lily chiese a James di lasciarlo in pace e James eseguì per non fare un torto alla ragazza che gli piaceva. James consigliò a Severus di ringraziare Lily, ma Severus eh, in, in un raptus isterico e magari anche non proprio di eh, controllo pieno de, mh, della sua mente, perché appunto era frustra veramente frustrato comprensibilmente, eh, chiama, Jay, chiama Lily sangue marcio. Eh, che appunto è il dispregiativo che usano i mangiamorti e i purosanguisti militanti nei confronti dei nati babbani mm? questo perché per la solita storia che dicevamo anche l'altra volta di Orvoloson del, mm. del sangue puro e del sangue, dei mezzosangue dei nati babbani che, che hanno il sangue morto, eh, sporco quindi ecco, Lily se ne va offesa L'ottavo ricordo che vediamo è ambientato la sera stessa, eh, praticamente a una prosecuzione del, de, del ricordo che abbiamo appena visto. Eh, appunto, questo fraintendimento del Sangue Marcio, e vediamo Severus fuori dalla sala comune dei de Grifondoro che prova a scusarsi con Lily, ma quest'ultima eh, si rifiuta, portando come argomentazione anche il fatto. Che non può più passar sopra le sue cattive compagnie. Perché ritiene appunto che l'averla chiamata Sangue Marcio sia un subconscio di eh, ormai radicati sentimenti e ideologie purosanguiste. Sentimenti, no. Perché mh, insomma, sentimenti ce n'hanno pochi. No, vabbè No, 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 non facciamo. Non, fa non siamo razziesti con i purosangue. Ci sono purosangue puro che sono anche bravi tipo i Wesley. Uh, Piton il suo caratteraccio non. No... Uh, Piton il suo caratteraccio non lo ha saputo mai nascondere. No, no, uh, aveva un caratteraccio, certo, però ecco qua. Più che in questa circostanza ecco lo tendo a giustificare perché appunto era frustrato da anni e anni di prese in giro e di svergognate davanti a tutti. Quindi, insomma, anzi, è molto molto umano Severus, secondo me. Uh, quindi ecco Lily non riesce più a sopportare le. Eh, le cattive eh, compagne di Severus e andiamo di fatto nel nono ricordo eh, che è un dialogo stupendo tra Severus e Silente ehm, il, Severus ha appena riportato la profezia del prescelto a Voldemort o, o, que, eh, o, cioè, o meglio quella parte che era riuscito a sentire eh, sempre perché eh, stava origliando la conversazione tra Cumman e Albus, Silente la testa di porco. Aberfort ehm, lo sgama praticamente e lo caccia fuori. Quel pezzo di profezia che Severus ha sentito lo, ri lo riporta a Voldemort. Eh, eh, e lo stesso, lo stesso oscuro signore eh, aveva scelto i Potter. Severus supplicò Voldemort di non uccidere Lily e Tom, Tom Riddle eh, diede la sua parola <coughs> ma Severus era abbastanza intelligente da non fidarsi di, eh, di Voldemort appunto quindi ora è, andato, è appena arrivato da Silente per chiedere protezione per Lily e per amore della stessa eh, accetta eh, il suggerimento, di al suggerimento appena appena vedato eh, di Albus di, prote eh, di proteggere anche James Harry perché praticamente succede che eh, Praticamente ehm, eh, Severus chiede protezione per Lily e si sente fa: Ma sì, ma Lily c'ha pure un marito e una creatura appena nata. Insomma, non oh, se sì, sì, vai proteggi tutti qua per amore di Lily, insomma, è disposto a passare sopra anche a tutti gli anni di, di bullizzazione, di quei sette anni di, bull, eh, di bullismo subito da James. Mm? Okay, quindi, insomma, caratteraccio, sì però insomma eh, l'amore di Severus poi alla fine per Liri è capace, di, Lili è capace di, di passare sopra anche a questo eh, quindi eh, è silente quindi di, accetta eh, la richiesta di Severus però eh, chiede anche un qualcosa in cambio e, e Severus eh, si offre di fare qualsiasi cosa che poi ecco insomma è stato, mh, sono stati di, cosa quasi 20 anni di spionaggio Del Signore Oscuro E anche altre cose come ucciderlo nel Sesto E, anche al e tante altre cose eh, Quindi diventa praticamente lo schiavo di Silente Praticamente Severus, poverino eh, Qui abbiamo il decimo ricordo di Severus eh, Lo vediamo che eh, eh, l'ambientazione cambia Perché è nell'ufficio di Silente Ed è distrutto perché è la notte del 31 Ottobre quindi eh, Lily, e James, Lily e James sono stati appena uccisi. E Severus è devastato. Eh, perché realizza appunto di aver perso Lily per sempre. Eh, prende eh, altresì che Harry è sopravvissuto. E Silente lo convince a, prote eh, a proteggere il ragazzo. Severus. Eh, Severus però chiede ehm, che non si venga mai a sapere che sta operando in questi termini e Silente, eh, secondo me è una frase molto toccante, chiede a Severus se è davvero disposto a nascondere la parte migliore di sé. E Silente poi acconsente. È sempre stato toccante quel passaggio, in particolar modo di tutti i ricordi di Piton, è uno di quelli che mi ha sempre toccato maggiormente. Eh, poi vediamo l'undicesimo ricordo. Che è ambientato durante la Pietra Filosofale. Eh, Severus definisce Harry come mediocre, arrogante come suo padre, ribelle a ogni regola, compiaciuto di scoprirsi famoso, avido di, di attenzione e impertinente. Silente, dal canto suo, sostiene eh, che gli altri insegnanti hanno un'opinione esattamente opposta e che personalmente lo trova un ottimo ragazzo. E al contempo invita Severus a tenere d'occhio Raptor. Eh, questo passaggio è importante perché eh, Severus, eh, purtroppo, eh, fa, lo se fa lo stesso errore che fa Sirius nel, um, nell'ordine della Fenice: ovvero eh, confonde Harry per James. Quindi ecco insomma ogni piccola cosa che fa Harry: perché purtroppo Harry ha una sfiga pazzesca, veramente che si trova sempre in mezzo ai guai. Eh, quindi ecco, eh, associa la, la sfortuna di Harry di trovarsi in queste circostanze a, um, al fare come faceva James Questo perché ovviamente sappiamo, ci viene detto per tutti i sette libri praticamente che eh, Harry è la copia sputata di James Quindi ecco, Severus e, e Sirius fanno l'errore di, di, conf di, conf di confonderli e quindi ecco. In realtà questo si tratta solo di un fattore genetico perché poi alla fine Harry è anche abbastanza tranquillo, eh? cioè come ragazzo. Tranne nel. Cos'era? Nel. Qua? Nel cadice di fuoco? O proprio all'inizio? Durante tutto il quinto libro? Del, nel quarto era. Che veramente aveva questi, questi raptus isterici che dava di matto ogni due minuti, ogni giorno, quello dopo ancora e quello dopo ancora perché no Quindi insomma, però vabbè, tranne quel passaggio comunque ecco del passaggio dell'adolescenza comunque è sempre stato un ragazzo molto tranquillo eh, L'undicesimo ricordo eh, che vediamo di Severus è ambientato nel periodo del Carice di Fuoco appunto eh, vediamo Piton eh, sostenere che, il marchio nero di Carcarof, anche il, che anche il marchio nero di Karkarov ha ricominciato a riacquisire colore. Segno che Voldemort sta diventando piano piano più potente, quindi segno che sta tornando. E Severus sottolinea come Karkarov sia scappato. Silente chiede a Severus se quella fosse anche la sua intenzione, e Severus dà una risposta fantastica, secondo me. Perché, perché dice? No, non sono così vigliacco. <ride> poi entriamo, grande Severus che non abbozza. E, e poi vabbè, entriamo nel dodicesimo ricordo. Siamo nell'ufficio di Silente durante il, durante il periodo del Principe Mezzosangue. E Silente torna ad Hogwarts dopo aver recuperato l'anello di Orvoloson che eh, prima di distruggerlo aveva, tentato, aveva provato ad indossare questo perché il più grande desiderio di Silente era, era quello di rivedere la sorella l'amatissima amatissima e compianta sorella Ariana la madre Kendra e il padre Percival quindi per esempio nel libro sappiamo che Silente nello specchio eh, nello specchio che trova Harry nella pietra filosofale Silente vedeva la sua famiglia riunita viva e vegeta soprattutto e quindi ecco prova a mettere l'anello e, e poi vabbè sappiamo che, distru che distrugge l'anello Severus praticamente eh, da di matto potremmo dire quasi perché non si capacita di come un mago intelligente come silente eh, soprattutto eh, ben conscio di, di quello che, che era quell'anello eh, non si capacita di come abbia potuto indossarlo Silente ovviamente non lo dice perché Silente non ha mai detto niente in vita sua eh, non dice che era per rivedere la sua famiglia perché alla fine Silente pur essendo il più grande mago di tutti i tempi resta comunque un essere umano con i suoi sentimenti quindi ehm, durante questa scena poi vediamo vabbè distrugge l'anello e... Mh, eh, comunque l'averlo indossato comunque l'ha di fatto condannato eh, a morte e allora studia con Severus un piano per essere ucciso senza il coinvolgimento di Draco eh, questo perché Draco era stato incaricato da, da Voldemort di uccidere appunto Silente e Silente per evitare appunto che l'anima di Draco sia danneggiata studia con Severus un piano per farlo uccidere Conscio del fatto che l'anima di Severus comunque non si sarebbe spezzata perché Severus avrebbe provato rimorso. Draco, comunque non ne sono tanto sicuro perché lo faceva per il bene eh, affinché Voldemort non, non punisse Lucius e mh, la madre. E poi vediamo un attimo, eh. Appunto, vabbè, poi questo piano è culminato con Severus, che uccide eh, Albus sulla torre di astronomia alla fine del sesto libro film. Eh, poi durante que questo um, discorso va avanti e continuano a parlare di Harry e di Nagini, Nagini insomma come chiamatela sempre come, come volete, Severus spiega, eh, dico Albus Severa, eh, Severa, sì, Albus spiega a Severus il concetto degli orcrux e che Nagini deve essere uccisa così come Harry e tutta quella scena stupenda, mh, questo per uccidere definitivamente Voldemort, e abbiamo quella scena stupenda con il patronus dipito a una forma di cerva in memoria dell'amore di Lily e quel sempre che poi ci è rimasto inciso sul cuore. Always. Mm. Tanta gente in realtà se è anche tatuato Always. Eh? Vorrei ricordare che si è messo agli atti che dopo quella scena, tanta gente è uscita dalla sala è andata dal tatuatore a scriversi Always. Eh, tredicesimo Ricordo, dialogo tra Piton e Mundungus, Fletcher, a Casa Black, ovvero Grimmauld Place, e trovo una lettera in camera di Sirius, che è quella lettera che nei libri trova anche Harry, eh, eh, dove c'era scritto che appunto Lily non poteva credere che, che, che Sirente fosse amico di Grindelwald, insomma, poi, leggete i libri che è un mondo bello, eh, non vi sto qui a spiegare tutto perché sennò davvero finiamo dopo domani. Eh, appunto eh, trova questa lettera e ne toglie un pezzo. Precisamente il pezzo quello dove c'era poi scritto, che mh, appunto non poteva credere che eh, Silente fosse amico di Grindelwald. Eh, ma la prende non per questa informazione, ma per il semplice fatto eh, che c'era la firma di Lily. Severus strappa quel pezzo per eh, tenere comunque la firma di Lily sempre con sé. E poi, strappa in due una foto ehm, raffigurante Lily, James e il piccolo Harry, la parte raffigurante una Lily sorridente la tiene con sé, e l'altro pezzo la lascia nella stanza. Quattordicesimo e ultimo ricordo è proprio durante il settimo libro film, ovvero quando Harry e Hermione ehm, si trovano nella foresta di Dean. Ehm, e Phineas Nigellus Black, eh, antenato di Sirius eh, Regulus, eh, antenato della famiglia Black ed ex preside di Hogwarts, eh, va nella sua cornice di Hogwarts. Ve lo ricordate quelle cornice con tutti i presidi? Ok, c'era anche lui. Peraltro Silente ci parla nel sesto libro, con, proprio con il ritratto di Phineas eh, Nigellus Black. Quindi vabbè, eh, torna nella sua cornice di Hogwarts perché aveva una cornice ad Hogwarts e una Grimmauld Place e faceva avanti e indietro. Torna nella cornice di Hogwarts e riferisce a Piton appunto la posizione mh, di Harry. E allora Piton chiede istruzioni a Silente per, al quadro di Silente per recapitare ad Harry la spada di Godric Grifondoro per distruggere il medaglione di Salazar. Poi eh, la sua morte purtroppo la ricordiamo tutti, eh, e questo è stato praticamente Severus Piton. Eh, voi che ne pensate di questo personaggio? Il mio pensiero in realtà è però detto mano a mano, eh, che leggevo questo riassunto, E devo dire ecco che Severus, è, è come dice Harry, alla fine di tutta la storia, è, eh, che Severus come dice Harry alla fine della storia appunto eh, sia stato il personaggio più forte e coraggioso di tutti e, e appunto eh, comunque ha fatto i suoi errori però eh, praticamente se ne è pentito fino alla morte e fino alla morte ha combattuto eh, per redimersi sia proteggendo Harry sia comunque eh, provando rimorso per gli errori che aveva fatto quindi, ecco, questo era Severus Piton. Devo dire veramente il, forse, il mio personaggio preferito, sicura, quasi sicuramente sì. Il personaggio migliore della saga, credo che sia un dato oggettivo abbastanza oggettivo e riconosciuto all'unanimità, che eh, da tutto il fandom di Harry Potter, che appunto Severus sia il miglior personaggio di tutta la saga. Adesso ripeto, voi avete qualche commento? Qualche idea su Severus? Soprattutto, cioè, no, soprattutto no. Però ecco, mi farebbe piacere anche sapere da voi se sono stato chiaro nell'esposizione. Eh. Intanto siamo già a 48 minuti praticamente di live. Mm. Tranquillo amico tanto. Eh, se le cerca in continuazione, Ma. No, sì, no, vabbè, quello magari dopo. Dopo che diventa servitore di praticamente lo schiavo di Silente. Perché poi alla fine da ragazzo, soprattutto nei libri, alla fine stava in realtà molto per conto suo. E non è che si andava tanto a cercare problemi. Eh. Cioè, per esempio, la scena quello dove James lo appende a testa in giù. Eh, Severus stava all'ombra di un albero. A. Su, mi, pare, mi sembra studiare pozioni. Una cosa del genere. Perché. Stavano sotto esami, quindi stava studiando. Arriva James e gli rompe le scatole. Parlavo di Harry. Era un commento relativo a quello che dicevi prima. Ah, no, no, sì, sì. No, vabbè, no. Nel senso tranquillo. Nel senso che non. C'è. Cioè, eh, Harry tranquillo nel senso. Sì. È chiaro che se le va a cercare. Però, insomma, ci sono delle circostanze. Ecco, per esempio, il primo, il primo e il secondo libro. Comunque fosse dipeso da lui. Penso, vabbè, no, nel secondo in realtà neanche tanto eh, perché c'era coinvolta Ginny Quindi, però nel primo penso che si sarebbe fatto tranquillamente. Gli avrebbe tranquillamente evitato. Era più che altro una questione: cioè, più che altro evitato di combattere con Raptor e con Voldemort. Eh, più che altro era andato a cercarlo perché era convinto che fosse Piton. Che per quanto bravo, comunque, anche come mago, non solo come persona. Comunque non è che era appunto Voldemort quindi penso che se lo sa a saperlo prima se lo sarebbe eh, tranquillamente evitato. Però ecco poi vabbè no. Per il resto sì, alla fine nel terzo doveva andare a salvare Sirius e mm, il, il poro fiero becco. Nel quarto comunque. Eh, L'avevano messo in mezzo perché sennò davvero se ne stava tranquillamente sdraiato su. Eh, Come si chiamano? Su, eh, sugli spalti a godersi il torneo. Nell'ordine della Fenice, comunque, sì, è quella fase che sta veramente da di matto pesantemente, perché comunque l'adolescenza è brutta. Cioè, no, è bellissima, è l'età più bella di tutte. Però comunque, come testa, comunque passi da uno stato d'animo all'altro in una frazione di secondo, quindi da di matto così. Nel sesto libro, comunque, è, com Silente gli aveva lasciato comp i compiti a casa per l'estate, che erano appunto gli Orcrux. E nel settimo alla fine non si poteva tirare indietro perché se si lasciava perdere eh, restava Voldemort in giro che faceva una strage Quindi ecco diciamo che purtroppo Harry ci si è trovato in mezzo diciamo Ok allora qui eh, va bene Alla fine quindi ecco questo era Severus Piton E allora eh, passiamo all'argomento su richiesta ovvero eh, eh, la scoperta dei sarcofagi in, uh, a Saqqara, ok? Allora, mi sono fatto in realtà un riassunto di tutta la vicenda del ritrovamento, cosa è stato ritrovato, ehm, un po' quello che si è detto. Spero possiate perdonarmi se leggo, però, eh, insomma, sono abbastanza tecnici. In realtà, questi, questo argomento è abbastanza tecnico, quindi vorrei evitare di dire sciocchezze. Allora, vediamo un po'. In questa. Uh, eh, eh, recente scoperta di sarcofagi. Quindi sono andato a cercare eh, se, ho se ho capito bene, parliamo della scoperta di una decina di giorni fa. In questo senso, eh, possiamo dire che il tutto è iniziato qualche giorno prima, con il ritrovamento di 56 sarcofagi nella necropoli dell'antica eh, dell Menfi, eh, che si trova nell'attuale Saqqara, eh, risalenti a 2500 anni fa. Menfi, eh, eh, questa parte Menfi è molto, molto importante perché eh, 2500 anni fa era mh, la capitale d'Egitto. Poi, vabbè, adesso lo sappiamo, comunque la capitale è Il Cairo. Comunque, ecco. però Menfi era importante perché era la capitale appunto dell'Egitto ai tempi. E dopo la scoperta di questi 56 sarcofagi, gli studiosi hanno continuato le ricerche nella zona e per l'appunto. Una decina di giorni fa circa, nella medesima area, sono stati scoperti ulteriori 100 sarcofagi risalenti allo stesso periodo storico e sempre appartenenti a menfi Sakara. Eh, questi, questi 100 sarcofagi appartenevano ad alti funzionari di stato nel periodo intermedio-tardo del ta, del del, del, del intermedio dell'antico Egitto. Eh, spettacolo, si sì, confermo. Eh, L'intermedio tardo dell'Antico Egitto eh, parliamo del eh, de eh, probabilmente del periodo storico più lungo eh, dell'Antico Egitto, eh, ed è un periodo storico che va dal 700 al 300 a.C. Sono stati rinvenuti in tre pozzi funerari di eh, profondi 12 metri. E l'area della scoperta, come dicevamo, è sta ehm, nella necro necro necropoli di Menfi, che come vi dicevo appunto era la capitale del, dell'epoca d'Egitto. Eh, eh, Nell'attuale Saqqara eh, ci troviamo a una trentina di chilometri circa a sud di, eh, del Cairo. Nel, corso, nel caso specifico del sito di Menfi eh, sappiamo che possiede più di una dozzina di piramidi, antichi mon monasteri, e luoghi di sepoltura per gli animali per questo motivo eh, e per l'enorme valore storico e culturale che ha mh, che ha oltre che un modo tangibile per studiare e comprendere al meglio la meravigliosa civiltà dell'antico egitto il sito di Menfi è stato riconosciuto già da diverso tempo, a dire la verità, quale patrimonio dell'UNESCO, giustamente a parer mio. Eh, il ministro egiziano eh, con delega al turismo, eh, Khaled El Anani, ha commentato eh, questa ulteriore scoperta del, nel, nel sito come segue. Sakara è un tesoro che deve rivelare ancora tutto il suo contenuto. Gli scavi sono ancora in corso perché ogni volta che svuotiamo un, un pozzo funerario di sarcofagi troviamo l'ingresso che ci conduce a un altro. Eh, ok, questa è la scoperta e personalmente posso dirvi che sono ben contento a dire la verità mh, che si facciano mh, eh, queste scoperte di tanto in tanto. Allora, eh, lì usciranno ancora tanti reperti speriamo che gli scavi continuino. Sì, 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 sì. Il, il governo egiziano sta investendo tantissimo nelle ricerche e anche qui a Sakara veramente tanto perché appunto è un, è un mondo veramente di potenziali scoperte e intanto voi eh, mi farebbe piacere avere un, un vostro pensiero eh, su questa nuova scoperta e personalmente posso dirvi che sono ben contento che si continui a cercare questo perché eh, oltre a questi 100 sarcofagi a dire la verità eh, sono state rinvenute anche 40 statue votive che oltre al loro valore storico e culturale sono impreziosite dalla loro lavorazione e dalla loro composizione questo perché sono state create ehm, sempre eh, presumibilmente eh, in contemporanea ai sarcofagi quindi almeno, 200, eh, sì, dico, almeno 2500 anni fa e, eh, quindi hanno alme almeno 2500 anni e in più eh, eh, sono state realizzate in legno dorato. Quindi anche eh, il materiale di lavorazione è particolarmente eh, importante, insomma, e significativo e che dà ancora più valore all'opera. Un'altra scoperta molto importante collegata a questi 100 sarcofagi, eh, soprattutto a questo scavo, eh, sono delle maschere funerarie. Ehm, quelle ma le maschere funerarie che usavano gli antichi egizi per tutto il, eh, il percorso, comunque il viaggio oltre la morte, no? eh, tutta la credenza della vita dopo la morte degli egizi. Sono state ritrovate queste, queste maschere, appunto. Eh, queste sono queste maschere eh, funerarie. E I colori sono rimasti intatti. È veramente pazzesco. Come scoperta, è veramente pazzesca, soprattutto per il buonissimo stato nel quale sono, sono state ritrovate. Appunto, eh, gli intanto gli studiosi eh, studieranno e classificheranno questi ritrovamenti di cui abbiamo appena parlato e li collocheranno nel grande museo del Cairo adiacente alle piramidi di Giza eh, e, e anche alcu alcune cose, anche in altri musei egizi. Ehm. Eh, quindi ecco, e comunque sempre gli studiosi pensano che in questo luogo troverà, sperano di trovare anche il laboratorio dove gli antichi egizi fabbri fabbricavano i, i sarcofagi. Eh. Quindi io terrò gli occhi accesi eh, su questo scavo se volete e se dovessero uscire eh, delle novità eh, ve le comunicherò. Allora, un'ultima parentesi la volevo in realtà aprire sul grande museo del Cairo perché in realtà è una storia molto travagliata della quale vi ho fatto un riassunto. Allora, fu annunciato eh, l'inizio dei, lav dei lavori del progetto eh, il 7 gennaio del 2002. E la progettazione in iniziò in concomitanza con l'annuncio eh, con del progetto, perché eh, la annunciarono e cominciarono a lavorarci, e, 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 e fu presentato ufficialmente il 2 giugno del 2003. Il 5 gennaio del 2002 l'allora presidente egiziano Mubarak eh, pose la prima pietra e il 25 agosto del 2006 la, sta la statua di Ramses II eh, fu spostata eh, da piazza Ramses al Cairo, no, eh, sì, al Cairo all'alto piano di Giza proprio in previsione eh, di metterla nel museo. È importantissimo il fatto che siano state trovate inviolate. Questo consente di capire molto di più rispetto ai casi eh, di tombe profanate nelle diverse epoche. Esatto, esatto, sì, sì. Poi, ecco, insomma, anche per noi appassionati, insomma, vederle integre eh, sarà veramente un piacere. Insomma, e, il 2 febbraio del 2010, Hill International ha dichiarato che il ministero egiziano della cultura aveva firmato un contratto con loro. E con l'EHAF, Consulting Engineers Engineers per servizi di project management durante la progettazione e la costruzione dell'edificio. Precedentemente, nel 2007, il museo aveva ottenuto un prestito di 300 milioni di dollari dalla Japan Bank for International Cooperation. Eh, nel 2015 il, il ministro eh, Mamdu Hal Damati annunciò che per maggio 2018 era prevista un'apertura parziale del museo, ma il 29 aprile 2018 scoppiò un incendio nei pressi dell'ingresso che, che posticipò comunque l'apertura seppur parziale della struttura. Ma fortunatamente, eh, comunque, i manufatti presenti all'interno del museo, eh, per fortuna, non, è, non, non subirono danni. e A, ma a maggio del 2018, eh, fu trasferito al grande museo l'ultimo carro trasportante manufatti appartenenti a Tutankhamon, appartenenti o legati a Tutankhamon. E poi, vabbè, in conclusione, eh, tutta la questione legata alla pandemia Covid. È posticipato ulteriormente l'apertura la, eh, del museo però sembra eh, molte voci sembrano, sembrano confermare che eh, sarà possibile visitarlo nel 2021. Ovviamente non c'è nulla eh, di ufficiale soprattutto sul periodo, ma pare comunque ufficioso, diciamo, eh, appunto che verrà aperto, aperto il prossimo anno. Eh, voi che ne pensate? Eh, personalmente ecco, posso dirvi che eh, io per quel che mi riguarda sono appassionato di Giappone, eh, sì, di Gia anche di Giappone, sì, però eh, sono un appassionato eh, della storia dell'antico Egitto eh, perché mia madre eh, mi ha trasmesso questa passione. Grazie mamma per farmi so sognare anche a me eh, il Cairo e farmi rosicare perché ogni anno non abbiamo un modo di andarci grazie ma no, comunque a parte le battute ehm, sono veramente molto appassionato per esempio ricordo ehm, che quando andavo all'elementari ehm, quando andavo all'elementari mi piaceva molto quando la maestra di storia ci parlava ehm, delle, appunto dell'antico egitto ehm, e ci parlava del ehm, eh, ci parlava dei geroglifici e io mi divertivo tantissimo a scrivere con i geroglifici. Devo dire sì. Allora, c'è un documentario su Sky sul trasferimento dei reperti di Tutankhamon al museo. Mm. Dobbiamo vederlo assolutamente. Prendi nota, e quindi ecco. Eh, devo dire sì. Sono molto appassionato e spero di riuscire ad andare al Cairo eh, prima o poi. Cairo, Giza, Sakara, insomma. Mi piacerebbe farmi un viaggio fatto bene al Cairo, sì. E spero di poterci andare, ecco, appunto, il prima possibile. Ovviamente sperando che la pandemia eh, ci lasci in pace, mh? il prima possibile. Allora, noi abbiamo sforato l'ora di diretta e se non vi dispiace io mi prendo una piccola pausa, eh, perché poi, ecco, adesso dobbiamo parlare... Eh, di Tolkien, avevo promesso Tolkien in questa live. Sono riuscito ad organizzarmi con i tempi per fare eh, per parlarvi di Shilob, il ragno, appunto. Eh, L'unica cosa che vi chiedo è di, di avere un attimo di pazienza, che mi prendo qualche minuto di pausa. Eh, così ecco, almeno stacco un momento e poi sono tutto fresco per voi. Parliamo poi, ecco, nella seconda parte di live parliamo. Appunto di Shilob e parliamo di videogiochi di videogiochi ne ho 6-7 considerate. Eh? Cioè, ho fatto un riassunto molto molto veloce, molto compresso, molto veloce in modo che anche se non dovesse non doveste essere interessati, ehm, magari posso mettervi un po' di curiosità. No? Anche okay, perché parliamo di una saga per intero. E di un'altra mini saga, insomma. Quindi ecco. Eh, 5 minuti di pausa per me, eh, riprendetevi anche voi, perché mi rendo conto che magari non sono proprio tematiche leggerissime le due che abbiamo appena finito di affrontare. Ci vediamo tra 5 minuti, va bene? Parliamo di Shilob e videogiochi, e poi se volete anche altri, eh, altre tematiche. Hm? Ok, eh, ci vediamo tra 5 minuti, eh? Ok, ci siamo. Eh, mi confermate cortesemente che continua intanto continua a vedersi, e a sentirsi bene per cortesia? Ok, allora. Shilob e i, i videogiochi cioè, abbiamo, eh? Ok, allora, allora, allora. Quindi... Ma voi sa, a proposito, allora, prima cioè, vorrei chiedervi anche una cosa, no? Eh, per la programmazione, nel mentre che aspetto, eh, mi piacerebbe eh, introdurre un'ulteriore eh, un interazione con voi. Tutto ok, benissimo. Ok, eh, mi piacerebbe eh, in realtà introdurre questa, mh, no, questa nuova tipologia di interazione con voi, eh, chiedendovi che ogni live mi, chieda, mi chiediate uno o due o tre argomenti, insomma, non di più perché sennò anche. Mh, che poi divento matto, eh, del quale vorreste parlare. Così ecco, ci, praticamente ci gestiamo le dirette a metà, quindi so, sarete diciamo una sorta di comi eh, comitato d'amministrazione, no? di consiglio d'amministrazione del, can de del canale delle dirette. Mi piacerebbe ecco, avere eh, appunto un paio di due o tre mh, eh, argomenti di cui trattare da voi e altri tre, due o tre quattro argomenti che li scelgo io. Hm? Questo perché insomma mh, va bene eh, che le dirette insomma, le, le devo gestire io, però insomma eh, vorrei anche che fosse piacevole per voi. Insomma. Quindi ecco, considerate che poi l'ultima parte della live, quella quando parliamo un pochino di più a ruota libera, eh, sarà la parte dedicata anche alla, al prendere insomma, argomenti e decidere insieme di cosa, qualche argomento per, di cui parlare insieme. Ma andando avanti, allora, Shilob, Tolkien, torniamo a parlare di Tolkien e appunto, ecco, eh, vi avevo promesso che avremmo parlato anche oggi di questo eh, personaggio fantastico, di, di questo scrittore fantastico che è Tolkien e appunto de eh, ho deciso di parlarvi eh, di questo ragno gigante che cattura Frodo nel Ritorno del Re nel film eh, Il ritorno del re allora ehm, per cominciare eh, vi leggo eh, la, descri la descrizione iniziale in realtà che ne fa eh, Tolkienpedia che è questo, appunto, eh, questa appunto questa pagina mh, internet dedicata interamente a Tolkien che appunto ha creato pagine praticamente come Wikipedia eh, tutto a tema Tolkien e all'universo che ha creato e appunto eh, questo sito eh, descrive Shilob così. Shilob è un aracnide che vive all'interno de, del regno di Mordor, più precisamente in un insieme di cunicoli e gallerie, eh, gallerie nei pressi della torre e della scalinata di Cirith Ungol nella catena dei de Morgai, eh, vicino a Minas Morgul, una de una de, una dei discendenti è una, de, una dei discendenti della Stirpe di Ungoliant viene definita come l'ultima figlia di Ungoliant nel, tor, eh, nel tormentare il mondo infelice. Ok, e un'ultima premessa che vorrei fare a questo personaggio eh, è l'etimologia del suo nome. Eh, questo perché Shilob altro non è che l'unione eh, del, del pronome inglese she Lei e Lob, eh, derivante dall'inglese antico che significa ragno, quindi possiamo eh, adattarlo in italiano con eh, la ragna, più o meno, o lei ragna, o ragna lei, però insomma ecco l'adattamento migliore è, la, potrebbe essere la ragna, insomma. Eh, per quel che riguarda la sua storia, non possiamo, no, eh, non possiamo stabilire con esattezza la sua, eh, la sua data di nascita, ma possiamo collocarla, sa, do, comunque eh, collocabile, durante la Prima Era. Sappiamo che il padre, per dire così, eh, era appunto Org eh, Ungoliant, spirito malvagio più antico di Arda, eh, di Arda stessa, che è il mondo appunto dove si svolgono mh, gli, gli eventi principali eh, della trilogia del Signore degli Anelli e mh, dello Hobbit, e, ed è eh, appunto un Goliath è diventato famoso eh, Tra le altre cose anche per aver aiutato Melkor nell'applicare la sua vendetta La vendetta di Melkor nell'ottenebramento nell di Valinor eh, di Valinor appu nel, appunto ma di questo forse ne parliamo un'altra volta perché è un argomento veramente molto molto lungo e molto molto complesso soprattutto eh, quindi torniamo a, Sh a Shirob. Eh, Shilob durante la Prima Era prese dimora sugli Ered Gorgoroth, i Monti de del Terrore, dove ebbe uno scontro con l'eroe Beren che tuttavia non riuscì ad ucciderla. Lo scontro si concluse con la fuga di Beren. Eh, ad un certo punto Shilob fuggì eh, nel Beriand e si stabilì nelle caverne che eh, successivamente sarebbero diventate famose come Cirith Ugol. Ungol, Cirith, Cirith Ungol, eh, che è tradotto, eh, se non ricordo male, dall'elfico eh, significa il passo del ragno che è a mordo, ovvero dimora, o meglio, la dimora dove la troviamo appunto nel Signore degli Anelli e anche nei film. Eh, da questo momento in poi Shilob ebbe una numerosa prole con la quale si accoppiò e della quale si cibò. Molti suoi discendenti hanno preso residenza nel bosco adro e questo ve lo dico per curiosità eh, sono, eh, La prole di Shilob sono praticamente quei ragni che vediamo nello Hobbit hm? Quelli che attaccano mm, eh, Bilbo e i nani eh, Durante era il secondo film se non ricordo male eh, La desolazione di Smaug mi pare fosse quello eh, piccola nota, curiosità a margine: nei libri ci viene detto che Shilob risiede a Mordor da molto più tempo di Sauron, eh, di Sauron stesso, e eh, da molto prima che la torre di Baradur fosse, eh, fosse edificata. Questa informazione ci porta di fatto nella Terza Era, ovvero il periodo storico nel quale eh, accadono gli eventi del Signore degli Anelli. E in questo periodo Shilob abitava sempre a Cirithungol, che appunto sono le sue caverne. Continuando a tessere le sue tele eh, importanti per catturare eh, gli ignari passanti che sarebbero diventati il suo pasto, poi, eh, nonostante fosse una creatura particolarmente malvagia, Shilob eh, riuscì a mantenersi indipendente dal, eh, dal controllo di Sauron, il quale era ben conscio dell'esistenza del potere e della dimora della creatura. Ma ebbe il buon senso di non andarla mai a disturbare eh, o a scacciare, eh, poiché era molto, era molto efficiente come guardiana del confine e Sauron non era neanche preoccupato del fatto che la creatura mangiasse qualche orco, servitore di Sauron, ma dei quali Shelob non amava particolarmente il sapore a causa della loro eh, pelle coriacea. E in più Sauron di tanto in tanto mandava a Shelob i prigionieri che non gli erano più utili. Questo è importante perché qualche anno prima eh, della guerra dell'anello, Gollum fu catturato e torturato dai servitori di Sauron, eh, come vediamo anche nei film. E eh, dopo aver dato loro le informazioni che volevano, eh, lo, portarono vi, eh, lo portarono via passando appunto per Ungol e fu catturato da Shelob. Ma Smigol riuscì a sopravvivere eh, raggiungendo un accordo con la creatura eh, promettendole. Che, promettendole che le avrebbe portato costantemente cibo fresco e dal sapore migliore del suo, eh, suo dal sapore di Gollum. Eh, la, eh, la promessa fu mantenuta quando Gollum eh, le portò Frodo e Sam. Poi il resto della storia lo conosciamo. Sam torna indietro e salva Frodo. Quello su cui si discute in realtà ad oggi. Sulla fine di Shilob, c'è chi sostiene che sia deceduta a causa delle ferite causate da Pungolo e altre spade eh, tempo addietro eh, allo scontro con Sam. Altri sostengono che sia fuggita ancora più ad est eh, dopo la sconfitta di Sauron. Allora, in que in questa era la, diciamo, la storia di Shilob. E in questo senso, su, ovvero sulla sua fine, eh, né Tolkien senior, ovvero John Ronald Rewell Tolkien, il nostro amatissimo scrittore, né suo figlio Christopher, che nel corso del tempo poi ha, mh, ha rimesso insieme gli, mh, gli appunti del padre e pubblicati in, in tantissimi volumi, più o meno grandi. Eh, nessuno dei due, appunto, ha scritto nulla eh, sulla fine di, mh, di Shilob. Quindi, eh, quello che adesso facciamo noi sono semplici e pure speculazioni. Quindi, vi chiedo anzitutto secondo, se secondo voi Shilob è ancora viva o è morta. E, ed eventualmente, se dovesse essere viva, cosa secondo voi dov'è e cosa sta facendo. E poi vorrei sapere da voi eh, cosa pensate del personaggio di Shilob. E nel mentre che eh, aspetto i vostri commenti, eh, posso darvi il mio giudizio personale. Io ritengo che, eh, essendo appunto Shilob, eh, una, comunque eh, figlia, diciamo appunto, di, eh, di, di, di un Goliant, comunque eh, penso che sia più mh, particolarmente difficile da uccidere. E credo in realtà che in realtà possa aver cambiato forma magari è diventata uno spirito si è evoluta in uno spirito come il padre e magari possa davvero essere eh, da qualche altra parte in arda e a fare qualcos'altro insomma e, ecco io credo eh, un mio pensiero personalissimo in realtà sul personaggio è quello che secondo me Tolkien per scrivere eh, un background narrativo comunque anche importante in realtà eh, per un personaggio che non è che è secondario Shilob è terziario come, come personaggio all'interno di tutta la trama quindi parliamo proprio di, mh, di un personaggio veramente utile solo in un piccolissimo passaggio quindi credo che l'aver scritto questo background narrativo eh, così importante eh, sia sintomo di un grandissimo autore a dire la verità eh. Quindi, eh, questo è quanto. Voi che ne pensate? Allora, ho visto un commento. Secondo me, Vive Vegeta è un personaggio troppo inquietante per morire. Sì, e poi, ecco appunto, ha anche mh, una magia particolare. Comunque, se vogliamo. Quindi, ecco, presumo che sia dura a morire. Insomma, comunque, è eh, molto più difficile di così. Sì, va bene che ha tantissime ferite accumulate nel corso di tre ere che comunque ogni era dura vari da una variabile comunque almeno 3.000 anni quindi a più di 10.000 anni quindi insomma si è sopravvissuta con tutte le ferite per più di 10.000 anni eh, dubito che mh, insomma la di sia stata la ferita di pungolo ad ucciderla non per sminuire l'atto di Sam, sì, chiaro, ma per il semplice fatto che dai, su, è troppo forte, scilo, bada, dai, Cioè. Ok, quindi ecco, questo era il frangente dedicato a Tolkien. Eh, non era lungo come la creazione del mondo eh, che abbiamo letto la, la scorsa volta, però insomma mi faceva piacere eh, raccontarvelo. Perché comunque anche ogni minimo aspetto di Tolkien è bene analizzarlo a dovere. Mm. Ok, allora non vedo altri commenti inerenti a Shilob, quindi presumo di poter andare avanti con i videogiochi. Va benissimo, allora, eh, allora i primi videogiochi di, dei quali vi vorrei parlare eh, li ho accorpati in un eh, riassunto unico, perché sono quattro videogiochi eh, di una saga, la saga di Uncharted nello specifico. E appunto ecco, vi ho fatto questo riassunto eh, accorpato. Allora, grazie, Tool, grazie, Tolkien è sempre bello da trattare: assolutamente sì. E adesso, eh, vabbè, per la prossima, non so quando lo ritratterò, non, se nella prossima live o in quella successiva, però comunque, eh, sicuramente lo terrò da conto come argomento portante delle live. Questo è poco ma sicuro. quindi dicevo, ecco. Eh, la saga di Uncharted. Eh, vi ho riassunto praticamente sé, mh, i quattro videogiochi che compongono la saga. Per poi dare un giudizio: eh, mh, gener generale su tutta la saga. Eh, piccola nota a margine: eh, questo estratto lo prenderò. Eh, ottimo, ok, meno male. Eh, questo riassunto eh, non farò un mh, perché mh, immagino sappiate che eh, prendo gli estratti della live e li, eh, li, li, li ricarico su youtube come temi singoli eh, in questo caso non farò un video eh, cioè non estrarrò eh, il, il riassunto del primo gioco e lo, e lo caricherò il, ri, il riassunto del secondo gioco lo ricaricherò questo perché insomma poi davvero fare i video, di, va bene i video brevi, però insomma i video di 30 secondi eh, mi pare un po' eccessivo insomma. Quindi diciamo che vi riassumerò tutta la saga, tut, eh, appunto tutta la saga dei videogiochi e vi prenderete l'estratto riassunto, il riassunto del, della saga di Uncharted. Questo per una questione di comodità mia personale, eh, davvero, e comunque anche per un fattore estetico perché a me eh, personalmente appunto Uh, vanno bene i video brevi, ma uh, fino a un certo punto, quindi uh, Uncharted 1: Drake's Fortune Remastered, uh, che è questo videogioco qui, nello specifico. Questa è la copertina. Questo è il retro. Ok, e proprio sul retro uh, del primo uh, di questo primo uh, capitolo della saga, uh, leggiamo la frase La nascita di un eroe. E la sinossi ufficiale del videogioco recita: Accompagna Nathan Drake nell'epica avventura di cui tutto, eh, da cui tutto ebbe inizio. Dopo aver trovato un indizio lasciato da Sir Francis Drake quattro secoli prima, Nate eh, parte alla ricerca del leggendario tesoro di Eldorado. Riuscirà a sopravvivere a pirati e antichi nemici? Eh, ok, questo è il primo videogioco. E, mentre eh, per quel che riguarda il secondo capitolo della saga intitolato Uncharted 2 eh, il covo dei ladri remastered Che questa è la copertina, questo è il retro E... eccolo qui eh, Sul retro del, del videogioco è scritta la frase eh, Dov'è? È scritta la frase eh, Un'impresa un che riscriverà la storia Mentre la sinossi ufficiale recita, un manufatto recuperato dalla flotta perduta di Marco Polo conduce il cacciatore di tesori Nathan Drake fino all'Himalaya, sulle tracce della pietra Cintamani, eh, ma non è l'unico a cercarla. Braccati da un esercito di mercenari, Drake e compagni sfidano, sfideranno il pericolo per, per svelare un oscuro segreto ok, questo è appunto il secondo videogioco. Eh, terzo capitolo della saga, intitolato Uncharted 3: L'inganno di, eh, di Drake Remastered. Eccolo qui. eccolo questo è il retro. E sul retro, appunto, c'è la frase Alla ricerca della verità. E la Sinossi recita: Accompagna il cacciatore di tesori Nathan Drake alla ricerca dell'Atlantide del deserto. Un viaggio emozionante che lo condurrà dai bassi fondi di Londra alle, alle dune del Medio Oriente in una disperata lotta per la sopravvivenza. Quarto e ultimo ehm, capitolo della saga, eh, della saga di videogiochi. Questa volta non è una rimasterizzazione perché è, stata, eh, è stato creato appositamente per la PlayStation 4. Si intitola ehm, Uncharted 4, la fine di un ladro. Eh, appunto, come dicevo, è il primo e l'unico capitolo della saga creato appositamente per PS4. Questo è il retro. Eccolo qui: Un Nathan Drake che in copertina sembra eh, Peter di The Wolf, e sul retro assomiglia un po' a, non so, a Ian Solo. Eh, no, scherzi a parte: eh, Sul retro eh, la, frase, eh, eh, la frase recita: Ogni tesoro ha un prezzo. E la sinossi è eh, la seguente. Costretto a rientrare nel mondo criminale che pensava di essersi lasciato alle spalle, Nathan Drake dovrà chiedersi cosa sia disposto a sacrificare per l'amore dei suoi cari. Eh, parti a caccia di un tesoro perduto insieme a Drake, Sam, Elena e Sally in un epico viaggio intorno al globo, eh, tra isole tropicali, città brulicanti eh, di vita e montagne innevate. Che ne pensate? Allora, eh, io personalmente. Eh, giocai in realtà questa saga la giocai tutta eh, nel 2015 o nel 2016 se non ricordo male eh, quindi ecco tantissimi particolari purtroppo li ho, eh, li ho eliminati dalla mia memoria però devo dirvi che comunque mi è rimasto ben impresso il fatto che mh, fosse una saga che mi prese tantissimo ai tempi e mh, comunque eh, ricordo che aveva qualche, anche qualche colpo di scena fatto bene ed è una saga che consiglio perché comunque ecco, è appassionante poi insomma come abbiamo avuto modo di vedere ecco ne, che ne so, nel secondo abbiamo riferimenti storici a Marco Polo nel terzo abbiamo riferimenti storici comunque anche al Medio Oriente che è, che ha una storia molto molto interessante e nel, quattro, nel quarto appunto eh, andiamo a vedere eh, cosa era eh, Vabbè, comunque, anche lì ci sono dei riferimenti storici. Nel primo, anche Eldorado e tutta la leggenda di Eldorado. Che comunque è molto, molto interessante. E se vi capita, eh, insomma, lo trovate anche ad un prezzo molto, molto accessibile: una ventina di euro l'uno, eh, più o meno. Almeno i primi tre, sicuramente, è una ventina di euro l'uno. Poi, eh, il secondo il gioco, il gioco, del quale vi vorrei, eh, vi parlo adesso, eh, è Outlast. E posso dirvi che è un videogioco del 2013, eh, purtroppo non ho la confezione perché in realtà l'ho acquistato eh, in versione digitale nel, mm, nel 2016, quindi purtroppo non ho il disco rigido nella copertina che non, purtroppo non posso farvi vedere. E, mm, quindi ecco, anche questo videogioco comunque l'ho acquistato nel 2016, anche quello, fine 2015, inizio 2016, insomma quel frangente fu per me fantastico insomma eh, veramente la mia carriera di videogiocatore fu fantastica in quel periodo e la sinostria ufficiale di Outlast recita orrori incredibili ti attendono nel manicomio di mount massive tra le solitarie vette del colorado una casa di cura per malattie mentali a lungo abbandonata e recentemente, riaper e recentemente riaperta dal settore ricerca e beneficenza della multinazionale markov corporation il manicomio è tornato in attività nel più totale segreto, almeno finora. Una denuncia anonima spinge il giornalista indipendente Miles Upshore sì, a, a introdursi nella struttura. Scoprirà qualcosa di terrificante al confine tra scienza e religione, natura e. qualcosa di completamente diverso. Una volta all'interno, eh, la sua unica via di fuga è collegata alla terribile verità celata nel cuore del manicomio. Outlast è una vera esperienza survival horror Che dimostra come i mostri più terrificanti Siano sempre generati dalla mente umana Che ne pensate? Eh, allora per quel che riguarda eh, questo videogioco Io posso dirvi ecco ehm, Che questa è una delle esperienze di gioco migliori eh, di Davvero di tutta la mia carriera da videogiocatore e... Non posso dire altro Penso comunque ecco bellissimo fatto veramente bene una grafica da far paura soprattutto perché è un horror appunto parte del suo compito è quella eh, la storia è molto molto appassionante interessante e inquietante quindi ecco se siete appassionati di videogiochi horror ve lo consiglio assolutamente eh, veramente è uno dei migliori giochi ai quali potete giocare e, è disponibile eh, mi pare in versione rigida no, su disco rigido non ne sono sicuro però su PlayStation Store è, è presente ed è un prezzo molto molto accessibile eh, a 19,99 euro se siete incuriositi prendetelo assolutamente che fate un affare veramente poi ecco in realtà eh, dirett eh, abbiamo direttamente collegato ad Outlast ehm, Outlast Whistleblower del 2014 che è il DLC di Outlast. DLC è l'acronimo di Download Content, che ovvero contenuto scaricabile, e generalmente si tratta, di, eh, si tratta di, una di una prospettiva diversa dello stesso gioco, ovvero vivere l'esperienza di gioco eh, nei panni di un altro, di un altro personaggio presente all'interno della storia del videogioco. Nel caso specifico viviamo eh, gli eventi del dipendente della Markov che nel primo gioco ci aveva inviato le informazioni sulla quale poi abbiamo basato la nostra ricerca e, ed è basato il nostro approdo nel manicomio. E, e, viviamo, ovviamente ovviamente sono, viviamo esperienze diverse da quelle vissute nel primo gioco. Eh. Penso, ogni tanto c'è qualche uh, un uovo di Pasqua, per dirlo in italiano, qualche easter egg che ci fa capire più o meno a quale punto eh, siamo del primo gioco. Eh, personalmente ecco, l'ho trovato interessante, è una buona, un buon completamento e riempitivo de, del primo videogioco, su PlayStation Store è acquistabile a 8,99€, se vi va insomma ecco, per completezza ve lo consiglio. E poi eh, legato sempre all'universo di Outlast, abbiamo anche Outlast 2 del 2017, dove seguiamo le disavventure eh, di due sposi giornalisti. Eh, noi siamo Blake, e dobbiamo ritrovare nostra moglie Lynn che a un certo punto eh, vivrà una situazione particolarmente inquietante in questo villaggio sperduto tra le montagne dove la popolazione si comporta in modo strano. Costo su PlayStation Store 29,99. Eh, sul consigliarvelo in realtà non so come orientarmi perché io in realtà eh, non l'ho giocato, eh, però ho visto il gameplay su YouTube. Eh, ho seguito tutta la storia fino alla conclusione. E devo dirvi che, comunque, dal gameplay almeno eh, mi è sembrato interessante. Poi diciamo che, comunque, eh, sui videogiochi che vi consiglio tendo a, eh, a dare comunque giudizi in base eh, alla mia esperienza di gioco personale appunto non avendolo giocato comunque non mi sbilancio più di tanto però posso dirvi che la storia è interessante ecco. metterli a, a paragone pur volendo è difficile perché comunque ecco sono due giochi con due trame completamente diverse però ecco eh, posso dirvi che forse eh, la prima mi ha appassionato di più però su questo mh, non, non, non premo più di tanto perché ecco poi quella è una questione in realtà totalmente soggettiva quindi ecco, se volete potete andarvi a vedere eh, qualche gameplay di entrambi di tutti e tre i giochi, sia Outlast che Whistleblower che Outlast 2. E poi, ecco, insomma, se volete provarlo, ecco. Mh, è una vostra scelta. Ok. E io ho anche concluso eh, gli argomenti di questa live. Siamo un'ora e 37 di live, wow! Dai, si è stato abbastanza veloce alla fine, dai. Siamo stati bravi, pensavo di sfondare le due ore stasera Va bene, allora eh, Avete qualche argomento di attualità Che avete particolarmente O anche, non per forza di attualità Ma che comunque eh, Che avete particolarmente a, a cuore Che magari possiamo parlarne a ruota libera E vi ricordo, ecco Da questo momento in poi eh, Accolgo molto volentieri le richieste Che volete farmi per gli argomenti Delle prossime live eh? Allora, sicuramente, ecco ve lo dico già adesso, sicuramente ecco, parliamo di Nicolas Flamel, che eh, volevo portarvelo oggi, però eh, poi temevo che eh, questa diretta diventasse troppo pesante, quindi eh, me lo sono tenuto per la live di lunedì, ok? Quindi sicuramente parliamo di Nicolas Flamel facendo il raffronto tra, eh, eh, tra Harry Potter e eh, il mondo reale, il vero Nicolas Flamel, ok? Harry Potter versus eh, mondo reale. Reale, ok. Poi, appunto, eh, voi argomenti a richiesta. Allora, eh, diciamo, argomento tipo quello di oggi mi piacciono tutti, quindi proponi tu. Flamel mi piace benissimo, ok. Mi fa piacere. Eh, va bene, allora, Tolkien ehm, me lo volevo tenere, eh, la prossima live non credo che parleremo di Tolkien, però eh, me lo tengo comunque, mh, lo prenderò in considerazione ogni volta che dovrò organizzarmi la live, quindi potrebbe essere in quals in quals durante qualsiasi live. Eh, non lo so, la prossima live vog vogliamo vedere forse qualcosa inerente al trono di spade? O meglio, le cronache del ghiaccio e del fuoco. Perché mi pare che avevo lasciato mh, fuori un paio di teorie. E visto che sono ossessivo compulsivo, mi piace avere eh, completezza sugli argomenti che tratto. Potrei andarmi a fare qualche ricerca e prendere in considerazione le teorie delle cronache. Hm? Potrebbe andarvi bene? Intanto mi segno teorie. Ah, so yeah. Ah, per conoscenza Asoyaf è l'acronimo di Songovise and Fire. Quindi teoria Asoyaf va bene. Poi. Sì, bene. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Figo va benissimo. Ok. Poi ecco. Eh, io mi tengo sempre per buono. Visto che mi pare che, che è un periodo pieno di scoperte. Potrei fare qualche ricerca su re scoperte recenti in qualche sito archeologico. Sempre come Sakkara, Giza, mh, Cairo e via discorrendo. Pompei insomma, ho situazioni similari. Scoperte. Scoperte eh, archeologiche. Archeologiche. Ok. Poi. Eh, sono due live consecutive che parlo di Harry Potter. Quindi anche Harry Potter. Eh, 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 lo terrei, me lo terrei buono per, non per la prossima live, ma per altre eh, live successive, magari eh, credo si riferisca a scoperte. Eh, per le scoperte archeologiche. Okay, questo non garantisco perché purtroppo ecco, questo non dipende da me sulle scoperte. Eh, però diciamo che eh, farò ricerca approfondita in questo senso. Poi, ehm, ah, vi avevo promesso anche di parlarvi eh, di questo bel libro qui. Quindi eh, potrei prendere, se vi va, eh, che ne so, qualcosa, eh, qualche artefatto del mondo magico, se vi va, di Harry Potter sempre, magari paragonandolo al mondo reale. Ecco, lo sapete di cosa potremmo parlare? Adesso ho, visto, ho intravisto un'illustrazione, no, questo è un centauro, no? Non mi sembrava di aver visto il grammo. Comunque ecco, eh, diciamo che potrei prendere in considerazione... Eh, vabbè, prendo in considerazione questo libro qui, eh, però non vi prometto niente, eh, in questo senso. Devo vedere più o meno quanto potrebbe durarmi la, la live intanto su questi tre argomenti. Però me lo segno con un punto interrogativo. Eh, viaggio nella storia della magia. Viaggio, storia della magia. Magia, ok. Ok. Poi non so, eh, ditemi voi. Allora. Vediamo un po'. Io intanto mi guardo un attimo alle spalle per vedere se magari da qualche libro eh, può, possa venirmi qualche idea particolare. Ah, le tradizioni giapponesi, ragazzi. Le tradizioni giapponesi mi sono dimenticato. Tradizioni... Barra folklore giapponese. Folklore giapponese. Ok, quindi ecco, eh, resoconto veloce. <coughs> Nicolas Flamel, eh, raffronto tra la versione di Harry Potter e la vita reale, teorie, eh, cronaca del ghiaccio e del fuoco, eventuali altre scoperte archeologiche, viaggio nella storia della magia, eh, approfondimenti, eh, mondo di, eh, della magia di Harry Potter e tradizioni e folklore giapponesi. Mm? Va bene. Ok, detto questo, eh, se non avete altre idee, eh, vi ricordo che nell'info box del mio profilo Twitch trovate i, i collegamenti al mio sito, eh, dove parlo anche di questi degli argomenti di cui parliamo in live. Parliamo di eh, c'è cioè anche le, il collegamento al canale YouTube dove sto ricaricando eh, le live e dove ricarico i video singolarmente, eh, insomma. Mh, per agevolare insomma per stuzzicare il, il vostro interesse e magari eh, per agevolarvi un po c'è il collegamento al mio profilo facebook dove potete scrivermi eh, per gli argomenti dei quali volete parlare in live stesso discorso per instagram se c'è sempre il collegamento nell'info box di twitch e ecco, poi ri ricordo che per lo speciale di natale eh, stavo pensando a una live un po' più intensa oppure a due live di un paio d'ore l'una circa e mi farebbe piacere raccogliere dei vostri racconti legati al Natale ai quali siete particolarmente legati che vi potrebbe far piacere condividere appunto qui in live l'email alla quale potete scrivermi o un messaggio di testo normale o un file word allegato lo trovate eh, il mio indirizzo email nell'info box del mio canale YouTube. Ok, eh, non vedo altri commenti, quindi presumo eh, che abbiamo terminato. Siamo a un'ora e tre quarti di live, vi ringrazio eh, per l'attenzione. Vi ricordo l'appuntamento per lunedì alle 17.30. E... Va bene, grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao ciao.